Dottor Ranieri, lunedì scorso c'è stata la commissione così di controllo, di visita del, diciamo, dell'oasi canina di Sant'Anna. Sappiamo che forse c'è qualche nube all'orizzonte per l'APA, o forse no. Lei ha qualcosa da dire? Ma molto velocemente, la commissione è stata convocata con un ordine del giorno molto generico. Prima siamo andati lì a vedere, ma io personalmente già conoscevo molto bene quella situazione, anche perché l'avevo iniziata io molti anni fa. Poi siamo andati in sala consiliare. Doveva essere solo una presa d'atto di quanta gratitudine la città può trasmettere alle persone che lavorano all'interno dell'organizzazione, a cominciare dalla signora Sara Naccari. A un certo momento è venuto fuori che c'è un attacco feroce alla organizzazione da parte di alcuni elementi consigliari del PD in contrasto con altri sempre dello stesso partito. In buona sostanza io ho capito una cosa, che qui si sta giocando una partita dove si vuole garantire qualcuno a danno di quelli, di coloro i quali fino ad oggi hanno governato bene questo tipo di attività del tutto volontaria, e oggi invece si vuole fare entrare qualcuno che io sono convinto, anche se per adesso non ho le prove, di volontario non ha assolutamente nulla.